Io stasera la vedo un po'... Beh, già sentito prima, la prima battuta che poco mi piace, ancora gira. Non è che io ho detto a Stefano quando è uscita la Cremonese ancora gira, quindi... Mamma mia, mo ricominciamo. Se no esco immediatamente. Per favore, allora. Prego. Sempre queste prese per il culo, no, io non le prendo a cercare, no. Ve lo dico. Quindi parla chiaro, si va. Basta. Commentiamo le partite, ognuno dice la sua e ci rispettiamo, punto. Mi sembra l'atteggiamento giusto. Asso, sei sempre il solito, Asso. No, non il tirista. A te, e che cazzo pure te, no? Allora. Adesso faccio il fenomeno con lui, devi ringraziare che sono una persona educata, perché se lui non capisce... l'umorismo e la simpatia sono problemi suoi, deve ringraziare, no, che lo mando a fanculo in davanti a tutti. Ciao ragazzi, buona serata. No. Ciao. Dopo un po' ti dico che questi suoi atteggiamenti rompono il cazzo, ha rotto il cazzo, fine della questione. Basta. Se non capisci gli atteggiamenti è un problema tuo, rotto il cazzo. Non è durata neanche 5 minuti questo. È un minuto. Perché, io non lo dico scherzando, fa la battuta, ma lui si è questo forse dopo un po' rompi il cazzo. No, questo dai, forse allora, penso sia. No, scusa un secondo, Manfred. Siamo. Sì. Siamo davanti al record di abbandono. Cioè, questo è tipo in tot secondi. Sai quando il primo calciatore a segnare, tipo in. So, vabbè, però Pancio, posso dire una cosa adesso, tu da conduttore. Immoli verso la causa e chiami me. Ma va, no, ma no, immolati, ma ci stanno guardando, dai Harry, rientra su. Però comunque Camelia è la storia, ragazzi, attenzione stasera. Adesso mandagli un messaggio, Manfred. Ma lo sentite questo odore? Buonasera. Che odore è? È l'odore dei cialtroni che vengono spenti. A Roma agli ottavi, mamma mia, questo lezzo dei gufi che vengono bruciati. Cosa a chi si riferisce, Delli? Ai gufi? Basta per favore, ragazzi. Basta, ai gufi in generale. Ai gufi in generale. Ai gufi. Un generico. Ma Freddy, comunque la colpa è la sua, Ma Freddy, la colpa. Mo' Camelio sa prenderà con lei, lo sa questo, sì. Mi sta scrivendo. Appunto. Io gli sto dicendo Camelio. Che ha scoperta, eccetera. No, Delli, per favore. Ho detto che Ascio scherzava. Ho detto se lo volevo mandare a fanculo lo avrei mandato a fanculo seriamente. No, ma prima, ho detto prima, scherzavo, hai detto... Ma non lo capisci, non è un problema mio, ma non si può fare ogni volta sta tarante... Cioè, qui sembra veramente che sta... Oh, ma manco quando scherzo con Mazzocchi che lavora in televisione. Oh. Ma certo. Quando scherzo con Mazzocchi, adesso... Chiarirà quando Harris, quando ti passa, no, che vuole entrare, rientra. No, poi dopo la chiarita in privato. Ma la corpava qui, tocca chiedere udienza. Per parlare Asso. Prima, Asso, tuteliamo Camelio, è il gufo che ci fa vincere. Lì, guarda, per no, dico, è il gufo che ci fa vincere, senza di lui chissà come andrebbero le cose. Ma lo fa a distanza, anche perché lo fa a distanza. Mamma mia, ma che avevo detto settimana scorsa? Massimo esperto di Mourinho in Italia. No, che cosa vi avevo detto? Che non avevo sbagliato, detto? Ovviamente. Avevo detto... Ma che stiamo a commentare l'andata? L'andata non conta, questa sera una tranquillità, una passeggiata per i Campi Elisi. Mamma mia, con uno dei giocatori... Cioè, tra parentesi, vogliamo dire chiaro e tondo una cosa? Perché veramente questa sera è stata la dimostrazione dei cialtroni che tirano fuori i dati di quanto costa la Rosa e la Roma? Noi ce lo siamo... Anch'io me l'ero dimenticato, Spinazzola. Cioè, quei milioni in panchina fino ad oggi... Un fenomeno. Che tornano. Cioè, Mourinho ha portato la squadra fino a qui senza 5 giocatori. Una meraviglia. La Gioconda di Mourinho. Delli, scusami un secondo. No, volevo chiedere io a Delli una cosa. Non so se vuoi ripetere questa sera, visto che sei appena entrato, quello che dici sempre. È scritto qui sotto, come notate.
come notate scritto. Non avevo letto. Chiama lo sport. Odia la Juve. Tant'è vero che dovremmo festeggiare per tutte le italiane che stanno andando avanti. Purtroppo la pecora nera c'è. Bisogna dirlo. No, non ti... Com'è la pecora nera c'è. Io sinceramente non so chi è più rincoglionito, se tu o il Pancio, sinceramente, stai decidendo. Dai, io gli ho chiesto. Ma tu non ami lo sport, Gianni. Non ami lo sport. Amo tua sorella. No. No. Andiamo sul personale. Devo dire. Non so neanche se ce l'hai. Ce l'ho. Dirò, bella ragazza. O segue bella ragazza. Però bella la ragazza. Curva del Nant, a dire la verità, io ho avuto intuito. La Bravo. Curva del Nant si schiera con Dellimello, però bisogna essere lì. Non è l'unico a pensare così. Poi... Non è giusto che stia facendo questa competizione, sinceramente. Ma se vogliamo levare lo scherzo, il gioco e tutto quanto, non mi sembra corretto che noi andiamo a fare ste figuracce portando dei club che lì non ci dovrebbero essere. Secondo me la Juve, se voleva un po' fare ammenda di tutto quello che ha combinato, doveva ripulirsi dicendo noi usciamo, perché sono già usciti dalla Champions. Sì, però dovevano uscire pure dalla da tutto, dall'Europa League. È un parere. La stessa cosa dovrebbe fare OCV per ripulirsi l'immagine, dovrebbe spellere te dalla live, però noi ti teniamo. No, Gianni, OCV ama lo sport. OCV ama lo sport. No, ma è lo stesso, ma non sto parlando di sport, sto parlando di te. Quindi per ripulire l'immagine di sport, tu non dovresti neanche apparire. Cioè, io mi sorprendo però, sempre di come. Io mi sorprendo sempre di come gli juventini non abbiano vergogna a presentarsi con la maglia della Juve. Ma se tu con quella faccia non fai vergogna, perché devo avere vergogna io? Scusa. Ho superato da tempo il problema. Scusami, se tu ancora ti presenti in giro, devo avere vergogna io. Gianni, ma te non, la mattina, cioè, sei arrabbiato. È la mattina quando ti alzi e ti guardi allo specchio, vedi l'immagine della sconfitta. E quindi no, non è colpa mia. Non è vero. Io guardo Mourinho e mi sento un vincente, tu guardi la Juve. No, ho capito. Tu guardi Mourinho e ti senti un vincente e fai bene. Ma il problema è che quando ti guardi tu la mattina allo specchio, vedi la sconfitta in persona. Ma hai chiesto scusa a Max Allegri? Hai chiesto scusa a Max Allegri? Assolutamente no. Vedi, odio lo sport, è evidente. Odio i fanatici. Testimonianza. Io pensavo che avessi chiesto scusa almeno da Allegri, almeno un minimo. Io purtroppo mi immedesimo in te tutte le mattine quando ti alzi per andare a lavare la faccia, ti guardo no. Oggi ho perso. Non è quella la sensazione che provo. Chiama lo sport, odia la Juve. Ma si può dire? No, non può dirlo. Un attimo. Un secondo, no, perché è calato totalmente il buio a Marte. Augusto, buonasera, che succede? Augu, innanzitutto stai bene? Come mai c'è questa barba di qualche giorno? Attenzione, non può parlare a voce alta, ragazzi, per favore. Attenzione, qualcuno accesa la luce, Augusto. Ci sono i marziani. Ha sentito l'aria accesa. Rischiamo. Ma sono amichevoli, Augusto. Che cosa? No, niente, bravo. Continui a coprire. Se ti senti in pericolo, fai un gesto col naso. Sì. A posto. Sì. Stai collegato qui con noi. Stavamo andando sulla Roma, ragazzi. No, raga, però scusa, fatemi muovere una critica che tra l'altro avrebbe dovuto fare Camelio, ma non c'è. Però Delli, c'è Mourinho. Però dai, Harry, che sarà in chat. Se tu li togli, l'ho detto prima Dammi. Con la Juve, con Senti, Di Maria. No, fammi sentire. Se tu li togli, l'estro di Dybala, questi non fanno un'azione offensiva. Cioè, ho capito che... Ti faccio una domanda. Di che colore erano i guanti di Rui Patricio? No, ma difendersi è bravo. No, voglio sapere. No, perché senza Dybala... Ma io ammetto che a difendersi è bravo.
però la cioè questa cosa di difendermi e poi lancio la palla, tanto quello più bravo davanti qualcosa la combina, cioè capito? Beh, non è una cosa. I gol sono arrivati a Spinazzola, non da Dybala. No, vabbè, uno è totalmente tutto di Dybala, l'altro è proprio l'azione offensiva. Ma come mai? Allora, perché esiste Dybala. Cioè, allora, come mai Dybala dice io vado dove va Mourinho? Come questa, mai? Questa è una qualità, ok. No, cioè, mi spiegami. Senza Mourinho non l'avrebbe comprato, ok. O forse senza con Mourinho non sarebbe rinato. Sì, può essere, però... Perché la gente si scorda una cosa di Mourinho, lo chiamano difensivista. Gli attaccanti di Mourinho hanno segnato sempre un botto, sempre tantissimo. Cioè, questa è una leggenda metropolitana messa in giro dai cialtroni che, non sapendo come sminuire il più grande allenatore vivente in questo momento, devono sempre trovare: ma non è merito suo, non è merito suo. Vabbè, non sarà merito suo. Strano che però Dybala dica io vado dove va Mourinho. Si è sentita stasera? Io sentivo anche il telecronista adesso, perché sennò sembra solo Delli, però anche il telecronista di Sky ha esaltato, noi di Sky, di DAZN, ha esaltato Mourinho in telecronica più volte. Posso far notare una cosa? Poi Asso, se vuole, mi corregge. Ma l'entusiasmo del popolo romano che allo stadio va ogni volta in 60.000 per qualsiasi partita. I giocatori recuperati... da lui, nonostante l'organico minimo che c'ha. Cosa, raga, no, hanno rapito. ragazzi, a me mi viene da ridere, ma non so se gli puoi scrivere un messaggio. Ho paura, onestamente, ancora mi intercetto. No, stava parlando del pubblico. Vabbè, la domanda è chiara, riferita. Cioè, questa sera c'è tutta la Roma che Mourinho ha costruito, entusiasmo del pubblico a cui lui tiene tantissimo in ogni squadra dove va, la difesa preparatissima, i giocatori che danno tutto, che non si arrendono, che ribaltano fino alla fine, ci provano a ribaltare ogni situazione, che gestiscono. Quante partite succede, Delli? Diciamo sempre. Diciamo, Delli, Mourinho, sempre? Il lavoro che sempre fa, il primo lavoro che fa extracampo, no? Quello della, comunque sia, empatia, no? Il lavoro che fa sull'empatia, certo, che ha ricostruito, più che ha ricostruito, ha fortificato, perché il popolo della Roma è sempre stato legatissimo alla, certo, squadra di giocatori. Certo. Però diciamo che Mourinho ti ha dato quella marcia in più, ecco, no? Per vedere tutti questi sold out, indipendentemente se gioco con la Cremonese, con la Salernitana, o che gioco con la Juve, con l'Inter, con Milan, con Napoli, con queste squadre, no? Mi chiama proprio. È un grande lavoro che fa Mourinho, oltre ad essere il numero uno sulla comunicazione a livello di mass media, infatti guardate come ha ridotto, e... No. Chi? No, chi? Io ho detto un cazzo, sto parlando della partita, Manfredi. E ha fatto un gran lavoro anche proprio sull'empatia, sul fortificare questa empatia tra i tifosi della Roma e la squadra, no? Quindi siamo sempre, bravo, onnipresenti, anche stasera 64.000, penso una cornice da applausi per un sedicesimo di ritorno, ragazzi. Ma guarda, sembra una stupidaggine, ma Mourinho, lo stadio, i tifosi, proprio li studia. Lui, quando andò al Porto, voleva che, dice, questa è una città di pescatori, una città che è abituata a lavorare, a arrivare la sera devastata. Vogliono vedere solo i giocatori che strizzano la maglietta e esce il sudore. Lui fece una selezione di tutti i giocatori che stavano in giro per il Portogallo, ma soprattutto a Porto, per identificare ancora di più la squadra con quella. E se tu senti anche alcune sue interviste, quando dice, come ha passato alcuni turni, dice proprio, tu senti lo stadio che a un certo punto cambia. Tu quando senti i tifosi che fanno un rumore diverso dall'altro, è lì che sai quando spingere. Ma, Delli, quando... ma in questo è bravo. Io non voglio negare questo. Pancio, una cortesia importante. Questo è bravo, Pancio, non lo voglio negare. Pancio e Manfredi, una cortesia importante. Se possiamo fare un in bocca al lupo, perché mi è stato chiesto da ragazzo che ci segue, a tutti quanti, un ragazzo di 20 anni che purtroppo gli è stato diagnosticato un brutto male. Se possiamo fare il mondo d'OCV, noi presenti, possiamo fare un grande, certo, in bocca al lupo a sto ragazzo di 20 anni. Ma certo. Mega in bocca al lupo, in bocca al lupo, dai, cuore. Grande Riccardo, ovviamente. Riccardo, dai, Riccardo. Grande Riccardo, speriamo di farti, di strapparti un sorriso e intrattenerti in questo momento. Allora, attenzione un attimo, però.
Poraccio Augusto, quando cazzo Augusto, Augusto, tutto bene? Ma sei sotto pompa? Luisa, Luisa, perfetto, è alla grande. Ma quando torni a casa, per cortesia, che è meglio, quando torni a casa? Domani, domani sera. Ecco, sbrigati a tornare a casa, per cortesia, perché non si può avere questa connessione. Ragazzi, questo passa al contento. Posso dire una cosa? E Asso, spero che la condivida. Non è più simpatico Sciscione che Laziale, che no, altri personaggi che sono Roma, così, due piedi. Ma cosa ha detto Camelio, Manfred? Te l'ho mandato. Ma se si può dire? No, è meglio che ce lo teniamo per noi. Vabbè, ditelo, almeno mandato. No, no, poi no, non è bello. No, sono cose loro. Allora, no, però io non sto negando, io non sto negando questo, cioè in questa cosa qua è bravo, quando andò al Chelsea gli disse a Lampard tu sei il centrocampista più forte del mondo, a Muto gli disse l'attaccante sei, non ho mai visto un attaccante come te, giocare come lui, mai visto. Oh, in questo è bravo, però poi quando prendi una squadra fatta di giocatori abbastanza normali, devi fare qualcosa in più, perché ripeto, se gli fosse capitato un paio d'anni fa Tonali, Bennacer, Kalulu, non sarebbe mai riuscito a dare un gran gioco, perché lui deve avere sempre uno come Dybala davanti che dice sostili l'allenatore, a te, speriamo che scusami ti faccio una domanda. Ma se tu c'hai la formula, tu ci avessi la formula per vincere ogni volta, no? Dovunque vai, ci avessi la formula per lui, ma perché dovresti rinunciare alla formula? Cioè, io so come si vincono. Si vince qua. Vabbè, però l'anno scorso ha vinto una coppa. Sì. Vabbè. Un secondo, Manfred. Oh, quella... Una notizia. Ronaldinho parteciperà alla Kings League. Hanno fatto la live, sono partiti con noi alle 11. Giocherà in una squadra domenica. L'avevo visto. Ancio... Ibai, la squadra di Ibai. Ancio... io con i contatti che io ci sto provando, dai, non è facile. Hai risposto male ad Augusto, hai risposto male a Pancia, hai risposto male a Paffredi. Agame, ma chi cazzo te credi d'essi? A che ho risposto? Fammi capire. È far bravo. Allora, vabbè. Sì, facciamo, non so raga, facciamo migliore o peggiore, e poi dobbiamo vederci lo scandalo che è successo alla Fiorentina, che per fortuna ha vinto. Beh, ma il Barcellona, Manchester... E poi ci facciamo anche una chiacchiera sul Barça. Allora, vai Ascio, parti tu. Migliore in campo per me? Allora, migliore in campo per me, voglio darlo... Sarebbe troppo facile dire questa sera no, Spinazzola, per la partita eterna che ha fatto, ma lo voglio dare a Belotti, che fa una partita encomiabile, strappa lacrime. Veramente una partita condita con un gol importante che riaccende le speranze dei qualificatori. Ma Belotti, sì. Non si poteva mettere un po' prima in stagione? Che gli ha... non stava in forma, Manfred. È stato messo quei 10 minuti, un quarto d'ora, e ti dico che eri meglio te in campo con il terzo del Varando Gioco. Questo è impossibile. Quindi è stato bene così, attenderlo e aspettare che rientrasse in uno stato di grazia, e Belotti piano piano insomma sta dimostrando. E questa è la seconda partita importante. Fa migliore Belotti, lo trovo pure peggiore, Manfred? Pure il peggiore? Sì, dai, un no, meno... Peggiore tra virgolettate, sei meno a Pellegrini. Pellegrini continua a deludere, raga. Giocatore... Io voglio dare... Ah, scusami. Sì. Benino... Andiamo! No, questa è qualità. Manfredi se le guarda tutte, Manfredi se le guarda tutte. Questa è proprio una mamma mia Paolo, mamma mia Spinazzola. Questa raga l'hai trovata in tempo reale, che ce l'hai mandata sul bot, sulla fucina, punto esclamativo Telegram. Cioè, due ce n'è, ma questa raga, mica comunque raga, cioè, voi immaginate basi se vincono... per meme, pensa quanti, per quanti anni ci saranno delle meme con loro che perdono.
tipo 7-1 con la Fiorentina. Questi vengono per la gente quest'anno. No, ma non quest'anno. Quest'anno comunque se vinco la Champions sarà a posto 30 anni, 40. Istante, consente a Zaleski di arrivare. Spinazzola. Spazio per lui. Lo attende Dedic, allunga il passo Spinazzola, un altro passo. Spinazzola fino in fondo. E Sai che giallo! Sai che giallo! Che cattiveria. Domani le trovate tutte sul nostro canale YouTube, le migliori reaction. Aina, non inquadrare i vari siti, Va bene, ne prende una ogni 50. C'è Napoli quota 8, c'è più sì. Allora, raga, vai. Troppo alta in realtà. No, deve far vedere che l'ho giocata. Dai, una cosetta. Anch'io l'ho giocata. Se sa mai. Degli e tutti quelli che hanno visto la partita, se vogliono dirci il migliore in campo o il peggiore. Io voglio dare il voto di migliore in campo a un giocatore invisibile della Roma, anzi sottovalutato. Sono d'accordo con te, già l'ho capito. Brian, come direbbe il Farina Cristante. No, ma è invisibile perché non si può leggere quanto incide sul gioco guardando una partita per noi profani. Se vai a vedere però poi tutto un insieme di statistiche incredibili in realtà, tipo tra le top percentuali di passaggi fatti, mi sa secondo giocatore in Europa per avanzamento palla in avanti, una cosa allucinante.